Buongiorno Ombriverse! Come avrete sicuramente notato nella mia ultima videocotta, ho costruito un nuovo aggeggio per rilevare le temperature all'interno delle mie pentole. Questo progetto, che tra l'altro sarà anche l'argomento della mia tesi di laurea in ingegneria, è tutt'altro che completo, per cui il video di oggi non sarà un tutorial vero e proprio, ma piuttosto sarà un vlog per iniziarvi a raccontare cosa bolle in pentola. L'accrocchio, così come l'ho ribattezzato in occasione della cotta, si basa sulla scheda Arduino 1 che va a incastrarsi su questa schedina progettata e realizzata da me qui nello sgabuzen con acidi e altre cose molto salutari. In pratica questa scheda permette di collegare, oltre ai sensori Dallas DS18B20, uno schermo 20x4 con convertitore parallelo seriale, quindi un convertitore con protocollo di quadro C, e un relè. Il relè serve per pilotare una resistenza all'interno della pentola di sparge per far sì che la temperatura all'interno di questa pentola sia sempre intorno agli 80 gradi. Infine, e qui viene il bello, ho dotato questa scheda di un modulo wireless ESP8266 che mi permette di collegarmi al router di casa e di inviare via internet le letture collezionate da questo accrocchio. Per visualizzare quasi in tempo reale tutto quello che mi sta succedendo nella pentola di mesh, o nel secchio di mesh nel mio caso, ho scelto di utilizzare i server di thingspeak.com. Il primo problema che mi si è presentato quando ho iniziato a progettare questo aggeggio era come indirizzare correttamente i sensori che avevo. I sensori Dallas sono molto comodi perché consentono di usare un unico bus dati, il cosiddetto one wire bus. Il problema è che non vengono quasi mai indirizzati in ordine. Ricordo che questo problema era presente anche in EasyBrew e infatti Max, lo sviluppatore, aveva aggiunto un pulsante nella schermata per switchare le sonde di mesh e sparge. Io ho pensato a una cosa leggermente più lunga, però definitiva. In pratica cosa ho fatto? Ho scritto un programma per Arduino che vi consente di leggere, di stampare su serial monitor l'indirizzo unico di ogni sensore. Come al solito lo potete scaricare sul mio sito nella sezione download. In pratica è molto semplice da usare. Basta collegare un sensore per volta al digital pin numero 2 e alimentare. Sul serial monitor vi verrà stampato a schermo l'indirizzo del sensore. Questo indirizzo, ovviamente una volta che sarà stato opportunamente dichiarato all'interno del programma, vi permetterà di accedere in modo univoco a quel sensore. Se siete curiosi di approfondire questo argomento e non avete voglia di aspettare fino a settembre, quando uscirà il mio tutorial al riguardo, vi consiglio di raggiungermi sul gruppo Telegram Automatismi per Homebrewing, creato da Stefano. Questo gruppo inizialmente era nato come gruppo di sfogo mio e di Stefano, dato che all'interno di un altro gruppo, quello destinato allo sviluppo di Brew Plus, facevamo sempre un sacco di casino e andavamo sempre off topic. Successivamente anche altre persone interessate a questi accrocchi infernali si sono aggiunte a questo gruppo e abbiamo iniziato a parlare di Arduino. Questo gruppo è raggiungibile cliccando su un link che vi metterò nella info box. Le regole di questo gruppo sono molto semplici, non bisogna parlare troppo di cose serie, altrimenti Davide potrebbe sentirsi distratto dalla sua ricerca di Pokémon. In pratica questo gruppo è un concentrato di homebrewers pazzi e molto dotati, in senso informatico, che mettono insieme le proprie conoscenze per raggiungere un obiettivo comune. Io ad esempio condivido in questo gruppo tutte le modifiche al codice che ho scritto per il data logger del mesh. Stefano dal canto suo sta scrivendo una cosa simile per il controller della fermentazione e così via, ognuno dà il suo piccolo contributo. Ma principalmente è un modo per stare insieme tutti quanti e divertirci.
Bene, il video finisce qui per oggi. Noi ci vediamo come al solito sabato prossimo col terz'ultimo video prima della pausa estiva. Ciao a tutti, Homebrewers, alla prossima!